Ho già parlato del ventino fatale di Barks in un altro video, quindi per questa volta vi cito Pippo e l'ultimo viaggio di Babbo Natale di Mignacco e De Vita, 1985. È un 85, quello di questa storia, molto attuale. Infatti i bambini non credono più a Babbo Natale, non lo fanno perché sono troppo affannati a correre dietro le nuove tecnologie, che ovviamente qua sono tipo Pong dell'Atari. Ma la solfa non cambia, i bambini non credono più a Babbo Natale, l'ultimo che lo fa è Pippo. Pippo che è quello più puro di cuore, quello che effettivamente riesce a vedere il Natale per quello che è, quindi non un semplice scambio di soldi e regali, ma qualcosa di più. Lui crede a Babbo Natale. Questa roba qui ha un significato profondo, questa storia cerca di spiegarlo, ci regala addirittura dei momenti di tristezza vera, autentica, con Pippo, una roba assurda. È una storia che tocca un po' dentro, soprattutto per il finale, e secondo me regalerà un momento di gioia e vero candore natalizio anche a voi. Una storia perfetta per le feste, ma in realtà perfetta sempre, è Paperino e la scavatrice, Karl Barks, 1949. La sesta volta Barks usa Paperone, che ormai è simile a quello definitivo. Cosa c'è in questa storia? Soluzioni grafiche clamorose con vignette che si allungano, si accorciano, seguono il dinamismo rocambolesco delle vicende? Le abbiamo. Scazzottate tra scavatrici durante la notte di Natale? Ci sono. Paperone che lancia 2 milioni di dollari in no look addosso a un magistrato? Ce l'abbiamo. Ironia feroce verso l'edonismo natalizio, ma senza rinunciare a un pizzico di magia nel finale? Ce l'abbiamo. Buone feste. La mia storia natalizia preferita è Topolino e le dolcezze del Natale, scritta e disegnata da Romano Scarpa. È una storia bellissima e commovente che ci mostra un topolino che deve far fronte a mille difficoltà, che rischia di perdere tutti i suoi amici, un topolino profondamente solo, ma che nonostante ciò manterrà fede a se stesso e verrà ricompensato da Babbo Natale, che gli mostrerà come sarebbe Topolina senza Topolino. Minnie è diventata una donna arida e sola, Pippo un senza tetto e Pluto non ci viene mostrato, proprio perché nessun altro avrebbe adottato un cagnolino senza pedigree come lui. Questa storia ci insegna ad apprezzare le cose che fanno parte della nostra vita quotidiana e anche ad apprezzare e valorizzare noi stessi. Vi consiglio di leggere questa storia perché sono sicura che non riuscirete a non commuovervi. Vi auguro buone vacanze di Natale e buona lettura. Vabbè dai, lo ammetto, non ho ancora fatto l'albero di Natale. Comunque ci tenevo a dirvi che una storia a cui sono molto affezionato è Zio Paperone e il dolce Natale. Di solito non amo le storie cicipuccettose dove tutto finisce bene, sono tutti più buoni, però, insomma, è Natale, sono tutti più buoni. E quindi vediamo un Zio Paperone che scuce ben più di qualche spicciolo, poi vi lascio scoprire quanto. Dei bassotti dal cuore tenero, ma soprattutto il vero motivo per cui ho scelto questa storia è perché è piena di dolci. Sì, ok, Natale, parenti, i dolci di Natale. Non ho altro da aggiungere, vostro onore. Viva il Pandoro! Allora, eccoci qua, lasciamo l'alberello mio. Allora, perché sono con questa luce così fioca? Perché mi ricorda un po' la luce di una storia di Natale che si intitola Zio Paperone in Notte Silenziosa, di Roberto Gagnor ed Enrico Faccini, che trovate sul Topolino 2874. È una storia appunto silenziosa, dove le parole non ci sono, o meglio, le parole vengono dette solo nell'ultima vignetta, come augurio di Natale, in un contesto dove appunto emergono le gestualità, i sentimenti non detti, le espressioni dei personaggi, che secondo me sottolineano ancora una volta quanto i personaggi Disney siano comunque delle rappresentazioni perfette dei sentimenti umani, delle loro sfaccettature. Ed è molto molto bello leggere una storia dove appunto bisogna andare a capire ciò che vuole dire un personaggio attraverso le proprie espressioni. Qui troviamo insomma Paperone con tutti i suoi amici di sempre che passano un Natale abbastanza insolito. La mia storia natalizia preferita è Paperino e l'albero di Natale, recentemente ristampata sul secondo volume della Don Rosa Library. In questa storia breve di Don Rosa, Paperino si pone un unico obiettivo, quello di realizzare l'albero di Natale più bello che la storia ricordi, e per portarlo a termine prende determinate precauzioni. Per esempio trasporta delle delicatissime decorazioni in vetro soffiato decorate a mano su un carretto con tutti i disegni della nitroglicerina in modo tale da scoraggiare eventuali curiosi.
Comunque, in questo caso tutto è perfetto, tutto è bellissimo, l'albero è un capolavoro, finisce distrutto sotto lo sguardo perplesso di qui e qua, tra l'altro unici testimoni della magnificenza dell'albero, proprio poco prima che arrivassero gli ospiti e trovandosi in salotto un semplice ramo rinsecchito. Questa storia mi è rimasta così impressa che da allora ogni volta che decoro l'albero lo presento come Peperino, questa vignetta qui, definendolo un albero così bello di cui ne parleranno sottovoce per tanti anni a venire. Dicembre. Bevo tè, cannella e vaniglia e aspetto il Natale. Sì, ecco, il Natale. Ogni anno non faccio altro che ripetermi che me lo godevo molto di più da piccolo. Ripenso per esempio a quelle spasmodiche attese di Babbo Natale. Stare lì nel letto il 24 sera, girarmi e chiedermi: ma verrà quest'anno Babbo Natale? Mi porterà i regali che ho chiesto? Poi però penso a una storia Disney che, anche se non c'è Babbo Natale, gronda spirito natalizio. La storia è Paperino e Doni Inattesi, del grande maestro Carl Barks. Qui Babbo Natale appunto non c'è, perché subito nelle prime pagine, qui, qua e qua, decidono di non chiedergli nessun regalo. Poi però ovviamente ci ripensano. E quindi la trama procede su due binari paralleli. Da una parte i nipotini, che vogliono comunque ottenere un regalo di Natale e fanno di tutto per riuscirci, donandoci diverse gag e situazioni divertenti. Dall'altra parte, i vari componenti della famiglia dei Paperi, che uno alla volta si stringono intorno a Paperino e nipotini e fanno in modo di fargli comunque avere un regalo di Natale. Se cercate un po' di spirito natalizio, vi consiglio questa lettura. Buone feste! Abbiamo già visto Babbo Natale nei fumetti Disney, quindi perché non citare anche una delle sue svariate avventure animate? Il corto Papà Natale o Santa's Workshop del 1932, diretto da Wilfred Jackson, ha tutto quello che vorremmo vedere in un film basato sul nostro amato panzone vestito di rosso. Sullo sfondo di una coloratissima e gioviale Lapponia, la trama del corto racconta i preparativi per la notte di Natale. In prima linea troviamo soprattutto gli elfi, o gnomi, a servizio del rubicondo e robusto vecchietto, impegnati a tirare a lucido Slitta e Ren, revisionare le proverbiali liste di buoni e cattivi, e ovviamente costruire giocattoli di ogni tipo che verranno distribuiti in nottetempo. Il buon babbo compare quindi solo all'inizio e alla fine del corto, che ciononostante resta un trionfo di musica e animazione natalizia come pochi altri lavori degli anni 30. La qualità sopraffina del corto, unita all'atmosfera di pura felicità che si respira durante tutti i 7 minuti di durata, rendono Santa's Workshop un classico irrinunciabile per le feste, da riscoprire insieme ai propri cari alla luce di un bel fuoco scoppiettante. Ding ding dong ding 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 ding